alcune considerazioni particolarmente significative per praticare in maniera produttiva. Dharana è un flusso ininterrotto di attenzione sull'oggetto di meditazione. L'oggetto di meditazione è Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tecnicamente il mantra che usiamo per la meditazione è definito Bija. Bija tradizionalmente, letteralmente sta per seme, significa seme, ma nel nostro caso è il fondamento dell'oggetto di meditazione. Come abbiamo spiegato profusamente ieri, il nome contiene energie. Hare, Hara, Hare, Hare è il vocativo di Hara, che è l'energia spirituale, che è rappresentata simbolicamente da Srimati Radharani. Srimati Radharani è la potenza d'amore di Dio, ed è questa potenza che è racchiusa nel nome Hara, che vocativamente diventa Hare. Hare, invochiamo l'energia divina. Krishna, ci rivolgiamo alla fonte del fascino. Rama, alla potenza di felicità. Fascino, felicità, potenza d'amore, insieme costituiscono il fondamento del Mahamantra. Dharana è quel flusso ininterrotto di attenzione limitatamente all'oggetto della meditazione. Così Dharana è quella pratica che accede o permette di accedere, o quando ha successo permette di accedere alla pratica meditativa. Senza Dharana non c'è Dhyana, senza Dharana non c'è meditazione e senza meditazione non c'è Samadhi. Ora, poiché Dharana è il campo di battaglia in cui la mente cerca di sfuggire da tutte le parti perché così è abituata da chissà quante vite, porla sotto il controllo e dominarla e dirigere il flusso di attenzione limitatamente, bando a un oggetto particolare, nel caso nostro il Mahamantra Hare Krishna, sicuramente non è un'impresa facile. Ed è qua che più si annoiano, sbadigliano, si addormentano o addirittura rinunciano e pensano di avere da fare di meglio. È qua che il meditante provetto trova tutti gli ostacoli possibili e immaginabili. Vikshipta, le distrazioni, e muda, l'assopimento. Sono entrambi pericoli reali che attaccano e ostacolano il tentativo di avere successo in Dharana. Tutto questo, o in parte, già lo sapevate. Vorrei aggiungere che uno strumento veramente efficace per promuovere una maggiore qualità in Dharana fino al successo è una pratica antichissima che si applica alla fase di Dharana, che è la visualizzazione o la memorizzazione. Questa pratica antichissima, conosciuta come Vishnu Smaranam, è il ricordo del Signore Supremo. Vishnu è colui che penetra e sostiene. È in ogni atomo dell'universo, in ogni millimetro cubo di spazio della Akasha. Vishnu è la sostanza spirituale che permette la costituzione dell'universo.
Il ricordo di Vishnu o Vishnu Smarana è il ricordo di Dio nelle sue attività, nelle sue avventure, nelle sue relazioni, nel suo rapporto con le creature, con il creato. Leggete il Bhagavata Purana per conoscere approfonditamente le avventure di Dio con i suoi meravigliosi puri devoti. Bhagavata Purana è la narrazione fatta da devoti e da Dio stesso sui loro reciproci scambi d'amore. Il ricordo di queste avventure divine, di queste imprese ovviamente sovrumane perché divine, aiuta enormemente, sostiene la concentrazione e la pratica di Dharana si avvicina al successo. Studiate questi libri sacri, ascoltate commenti di guru, di acharya che da Prabhupada ci hanno preceduto. Srila Prabhupada le sue lezioni su Bhagavata Purana, Bhagavad Gita, la memoria, il ricordo di queste avventure divine, di queste qualità, delle qualità che leggete, dei suoi sentimenti, i sentimenti di Dio, le qualità di Dio, le preferenze di Dio, i desideri divini che il Signore esprime nelle relazioni con i suoi devoti, sono sostegni enormi, rafforzano la pratica di Dharana. Anziché essere lasciati da soli con la propria mente, abbiamo il sostegno di queste memorie che a loro volta riempiono la coscienza di elementi del divino e piuttosto che vedere la coscienza attraversata, imperversata da vecchi brutti ricordi, queste avventure divine, giochi divini, qualità divine sostengono enormemente l'attenzione, il flusso continuo, costante dell'attenzione sull'oggetto della nostra meditazione. Harinama Japa, Harinama Mahamantra, Harinama Japa Mahamantra. Provate con gli occhi socchiusi a concentrarvi sui nomi divini che costituiscono il Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pronunciate con calma questi nomi, aiutatevi anche con il movimento labiale, aiuta molto, con il movimento labiale. Cercate di ascoltare la vibrazione sonora che questi nomi producono, toccate il Japamala, quel rosario fatto di perline, perché anche la sensazione del tatto vi aiuta a mantenere il contatto con il Mahamantra e educate la mente a questa pratica antica di Dharana e otterrete risultati meravigliosi.